Un innalzamento di un pallone frenato non può essere fatto senza avere comunicato il tutto ad ENAC e ad ENAV. Nel caso specifico di Varese, oltre al notiziario speciale, bisogna attendere la, diciamo, nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto siamo a 400 metri dal carcere di Varese. E queste operazioni sono, diciamo, non rischiose, ma anche sotto i 40 metri senza l'emissione di un NOTAM, queste sono le carte obbligatorie per poter operare. Siamo ai giardini estensi di Varese e siamo qui con Marco Nero Formisano di Immagini al Volo, che durante questo evento farà volare il suo aerostato per prendere delle immagini e da inserire il video dell'organizzazione. Buonasera a tutti, siamo qua perché siamo stati incaricati di fare riprese aeree nell'ambito di una manifestazione, quindi uno spettacolo all'aperto fantastico, l'Arts Cantus fa musica di Rossini e di Star Wars, quindi noi come operatori CRO o come utilizzatori di droni inoffensivi abbiamo un problema a fare per esempio un sorvolo di assembramento di persone o per esempio diciamo un sorvolo notturno. L'inoffensivo ricordiamo che non è attualmente utilizzabile all'interno del periodo, diciamo, della notte. Avrei potuto utilizzare in scenario notturno un drone in uno scenario critico, solo che sarebbe stato molto limitante perché avrei dovuto bloccare delle zone fisiche sotto le quali non ci sarebbe dovuto essere nessuno. Quindi l'aerostato, non avendo propulsione, è semplicemente al pari di un ostacolo alla navigazione per ENAC. Quindi l'iter è quello di tramite un notiziario speciale richiedere, diciamo, dare comunicazione a ENAC, ENAV e in questo caso richiedere nulla osta anche del Ministero di Giustizia, in quanto siamo a 400 metri dal carcere di Varese. E questo iter, diciamo, ci ha consentito di fare questo tipo di innalzamento, quindi in gergo è un innalzamento, cioè l'aerostato, il pallone frenato viene vincolato con un doppio cavo di vincolo nel nostro caso per un'ulteriore sicurezza. Lo usiamo di notte, lo usiamo con illuminazione a LED interna e tutto questo sotto ai 40 metri, seppure con il nulla osta che ho appena elencato, non ha bisogno dell'emissione del NOTAM. L'emissione del NOTAM avviene dalle ATM solo superiore, se è di superiore a 40 metri. Questo è un mezzo che noi usiamo apposta perché dondola nel vento ed è una forma Zeppelin, per capirci. A differenza di questo ne usiamo degli altri che io ho chiamato acquirostato, quindi sono un aerostato con una vela e avendo vela, una vela hanno portanza, con tanto vento aumentano il lift, quindi più c'è vento più sono stabili e più hanno possibilità di portare, di sollevare camere e peraltro rimangono piantati in cielo, a differenza invece di questo che col vento dondola sinistra destra. Nel nostro caso, volendo simulare le riprese del drone, gioca a favore nostro questo. Allora, questo aerostato abbiamo visto che ha dei banner dell'Aeroclub di Varese, a cui noi conosciamo molto bene, però appunto fa anche le riprese per il video, no? Con quale camera in questo caso hai usato? Ecco. Allora, diciamo, in questo caso mi è stato specificatamente richiesto 4K e con tempi brevissimi e ho due camere che usiamo, che è l'Osmo, che però ha un po' di problemi di interferenza qua perché c'è il wifi nel parco, quindi stiamo impazzendo a trovare un pochino la frequenza corretta. A differenza di quello abbiamo una gimbal sulla quale abbiamo una GoPro 4K che è remotabile, quindi diciamo questo è il nostro muletto che useremo probabilmente stasera. Benissimo, quindi allora adesso appena l'orchestra inizierà a suonare, praticamente voi con il vostro aerostato inizierete a fare le immagini girando un po', diciamo, dai lati e dietro all'orchestra per dare delle immagini suggestive di questo evento. La cosa bella è che noi potremo andare, abbiamo provato le quote, abbiamo 40 metri, ma le immagini più belle, a parte quelle di 40 un po' così di contestualizzazione, sono tra i 10 e i 20 metri. A questo punto aspettiamo che l'orchestra inizi a suonare e vedremo come è all'opera questo aerostato che finalmente siamo riusciti a venire a documentare per Drone Channel TV con Marco Nero di Immagini al Volo. Grazie a tutti e buona visione.